dopo aver conosciuto se stessi, è necessario avere anche la capacità di affermarsi come? Mediante l'assertività, la parola di essere positiva. Una parola, riuscire ad essere più assertivi. Il counseling quindi favorisce anche l'assertività. L'assertività è un equilibrio, come molti sanno, molti di voi già conoscono, l'equilibrio tra passività e aggressività, che permette una reazione appropriata nelle situazioni difficili. La parola assertività si deriva da adserere, significa affermare i propri diritti. Aristotele sosteneva che la persona saggia, possiede, si riconosce perché si adira quando conviene adirarsi e si mantiene calma quando è opportuno. Dirarsi viene la persona saggia. Diversamente da come spesso noi cacciamo, meno saggi, che ci arrabbiamo invece quando converrebbe mantenere la calma e che restiamo magari indifferenti e passivi quando sarebbe opportuno reagire in modo deciso. Sì, perché la persona assertiva a volte reagisce, deve reagire anche in modo deciso al limite dell'aggressività. Non è sempre accomodante, sorridente. Il comportamento passivo è quello di una persona che mette da parte le proprie esigenze, i propri diritti, perché non riesce a comportarsi diversamente. Quindi li mette proprio da parte e di conseguenza si sente frustrata, insoddisfatta, ansiosa, depressa, scontenta. E nel rapporto con gli altri non riesce a dimostrare quello che sa fare, quanto vale. In questo modo viene svalutata dagli altri, oltre che da se stessa, quindi autostima va giù. Il comportamento aggressivo, invece, è l'opposto, è quello di una persona che cerca di fare in modo che le proprie esigenze, i propri diritti siano soddisfatti, a ogni costo però. In questo modo forse riesce anche ad appagare alcuni bisogni, ma rischiando fortemente di compromettere elementi importanti della propria vita, come le amicizie, i rapporti con i colleghi, con il padre. Chi si comporta in modo aggressivo si trova spesso ad essere insoddisfatto della sua vita, allo stesso modo del passivo. Perché? Perché comunque per un motivo o per l'altro, no? Mette in scacco degli elementi fondamentali della propria vita. Passivo le proprie esigenze, l'aggressivo le relazioni intime e mette fuori gioco. Il comportamento assertivo invece è quello di una persona che considera importanti le proprie esigenze, i propri diritti, i propri bisogni, cerca di soddisfare, ma fa in modo che i propri interessi vadano ad intaccare il meno possibile con i diritti e i bisogni degli altri. Cioè non è affatto sempre una persona pacata, sempre sorridente, diplomatica, ma sa equilibrare a seconda delle circostanze l'aggressività e la passività. In alcuni casi è un comportamento assertivo, anche l'impiego di strategie aggressive, per esempio di fronte all'insistenza esagerata di un venditore che per essere assertivi si deve anche essere piuttosto scortesi, anche un po' aggressivi. E così di fronte a certe persone, in certi casi conviene essere passivi. L'assertivo adotta strategie passive, per esempio se abbiamo a che fare con un pazzo armato, conviene essere passivi. No? Quindi ognuno di noi può slittare da un comportamento all'altro sotto la pressione degli eventi ambientali. Ciao, alla prossima. Possiamo visualizzare questo mettendolo su una linea ideale. Ognuno di noi, nella sua giornata, oltre nella sua vita, slitta da un comportamento assertivo in questa zona verso un comportamento più passivo, verso un comportamento più aggressivo. Il comportamento assertivo si trova nel punto di equilibrio tra gli altri due, anche se a volte è bene andare da una parte e dall'altra e ci accendiamo nella nostra quotidianità. Ora, uno di questi stili di condotta
ad affermarsi sugli altri in ognuno di voi. Per cui si avranno persone prevalentemente passive, che per abitudine tende ad andare verso quell'estremo, persone tendenzialmente aggressive, altri invece tendenzialmente assertive, perché cioè che rimangono in quella zona centrale. Quello che realmente conta, cioè non è che si può prendere di stare sempre in una situazione di assertività, ma la cosa che conta è essere in grado di distinguere innanzitutto tra questi tre modelli comportamentali e muoversi verso un comportamento sempre più assertivo, perché i comportamenti anassertivi, che sono il passivo e l'aggressivo, sono inevitabilmente all'origine di un disagi sociali, personali che noi abbiamo. Il comportamento assertivo invece è la chiave di che del successo, del benessere, della soddisfazione e della realizzazione personale. Quindi occorre ogni cosa che facciamo, cercare di discriminare, no? Capire dove ci troviamo, dopo che faremo tutte le obiezioni. Molti anassertivi passivi sono ansiosi e falliscono nelle interazioni sociali per un circolo vizioso che si instaura, da cui non riescono più a uscire e che occorre spezzare. Il circolo vizioso che si instaura è tra i sintomi fisici proprio la percezione della tensione, per esempio al collo, no? Il fiato trattenuto, e le previsioni negative, cioè i pensieri, come evidenziato da questa figura che vi faccio vedere. Sintomi fisiologici sgradevoli, per esempio può essere la tensione nel collo, rigidità, tensione nelle mani, nelle braccia, nelle mani, vengono percepite dalla mente. Questo incrementa, vedete, la freccia, pensieri di fallimento. I pensieri di fallimento vanno ad incrementare i sintomi fisiologici, come ancora di più si aumenta questa tensione. Tutto ciò aumenta l'ansia e quindi determina il fallimento del compito, perché in una situazione di scarsa lucidità, di ansia, falliamo, non c'è più successo. Questi sono il circolo vizioso che noi possiamo andare ad interrompere. Come? Per interrompere questo circolo vizioso si può intervenire dove? Su una parte, sui sintomi sgradevoli del corpo, per esempio sulla sensazione di tensione al collo o alle spalle, o sulla sensazione di tensione respiratoria, imparando ad abbandonare fiduciosamente il corpo, per esempio abbandonando il capo in avanti col suo peso fiduciosamente, cioè lasciandolo, non portandolo avanti con un movimento volontario, ma lasciandolo andare da sé in avanti col suo peso, e così le braccia lateralmente con il loro peso, oppure l'espirazione senza controllarlo, lasciandolo andare in tal modo, percependo il corpo, le braccia, la respirazione più rilassate, che succede? Diminuiscono i pensieri negativi, invece di incrementarli diminuiscono, e quindi diminuisce l'ansia, quindi la probabilità di fallimento del compito diminuisce. Ora, riuscire ad abbandonare fiduciosamente il corpo è emblematico, è l'espressione esterna della capacità di abbandonarsi fiduciosamente a livello psicologico al mistero della vita, al mistero dell'universo. Qualcuno che ha una prospettiva più spirituale potrebbe dire abbandonarsi alla volontà di Dio, no? È questo che noi non vogliamo molto spesso fare. Vogliamo le certezze, non il mistero ci spaventa, e vogliamo controllare. Allora, per riuscire ad abbandonare il corpo, non portarlo, ma abbandonarlo,
dobbiamo a livello psicologico avere la capacità di accogliere anche il mistero, l'incertezza, e abbandonarsi al mistero della vita, nella sua bellezza, non nella percezione che questa è una cosa negativa. Il mistero è il mistero, come dicevate prima voi, poi dopo la crisi può essere, no, la luce. E quindi, però, tornando ad una prospettiva più scientifica, più psicologica, vediamo in questa slide i circoli viziosi che rinforzano il comportamento passivo e il comportamento aggressivo. Vedete? Allora, qui c'è l'aggressivo, questo rettangolo. Allora, l'aggressivo comporterà il comportamento aggressivo, fa una richiesta aggressiva a P, che è la persona passiva. Ci siamo? Che succede? La persona passiva P entra in ansia. Allora, che succede? Per diminuire la sua ansia, fugge, cede alla richiesta di A. L'ansia si diminuisce quando cede alla richiesta aggressiva. E questo che fa? Rinforza. L'ansia si riduce, vedete? E questo è un rinforzo negativo, perché lui impara, diventa sempre più passivo, perché se funziona a diminuire l'ansia, lui sempre più passivo diventa di fronte alla richiesta aggressiva. D'altra parte c'è un rinforzo positivo, perché questo fatto che cede alla richiesta aggressiva rinforza il comportamento aggressivo, perché A dice ma funziona, e allora diventa sempre più aggressivo e si genera un altro circolo vizioso, qui vedete, un rinforzo positivo di A che diventa sempre più aggressivo. Ecco, quindi di fronte a una persona aggressiva, invece proponendosi in maniera assertiva, lo ridimensioniamo, perché non c'è un rinforzo positivo dell'aggressivo, né avviene un rinforzo negativo come nel passivo. La persona assertiva mette margine a queste distorsioni dell'azione che sono psicologiche. Quindi sono molte dinamiche, per esempio, nelle coppie, no? Certo, sono basate su queste cose, bisogna conoscere per riuscire a portarsi a questo. Scusi professore, questo è aggressivo passivo. Se abbiamo un aggressivo aggressivo, allora si conosce più. Perché se l'aggressivo, ma l'aggressivo certo è passivo. È il coraggio di sostenere la propria dignità. Che è il coraggio di esistere, è il coraggio di dire di no nei momenti più significativi della nostra vita, è il coraggio di affrontare situazioni difficili, di superare difficoltà, di andare in esilio, e in qualche modo comunque il coraggio di affermarsi. Il coraggio di affermarsi prende il nome spesso di assertività, è una modalità attraverso la quale non riusciamo più delle volte a trovare il nostro posto esistenziale, quindi riusciamo a mantenere solida la dignità di noi stessi. Gli obiettivi sono sviluppare la fiducia in se stessi, conservare la calma nelle situazioni difficili, dimostrare essenzialità, spessore, insomma, concretezza nel rapporto con gli altri, imparare a gestire le proprie emozioni, conoscere gli errori che conducono a una bassa autostima e correggerli, accettare se stessi, e qui andiamo nel discorso che abbiamo fatto prima, di avere il coraggio di guardarsi dentro, di esplorare completamente se stessi, rendersi conto delle proprie capacità e dei propri limiti, delle proprie fragilità, assumersi la responsabilità della propria vita, viverla pienamente, imparare nuove attività relazionali, imparare anche tecniche di autodifesa psicologica, imparare a capire gli altri, la loro psicologia, empatia, eccetera, imparare a influenzare positivamente gli altri, imparare tecniche di autoaffermazione.